Amici di Player Inside, torna Discount Inside. Wow. Con un applauso, signori, per il ritorno di questa rubrica. Io l'applauso storica. Te lo farei anche l'applauso. Però mi avevo ti avevo raccomandato che ero a dieta. Ragazzi, questo è un Discount Inside particolarmente ricco, in cui faremo un confronto tra il prodotto tarocco e il prodotto originale. Lo sappiamo che su YouTube lo fanno in tanti, ma noi ce ne freghiamo, lo facevamo da tempo anche su Facebook e continuiamo a farlo. In tanti, soprattutto qui sotto scriverete Space Valley. Salutiamo i ragazzi di Space Valley, che sono simpatici, carini e tutto quanto. Anzi, se ci volete invitare nel vostro salotto, siamo se ci pagate il viaggio, perché stiamo in culo al mondo. Allora ragazzi, abbiamo trovato varie imitazioni degli snack più famosi del mondo. Esatto. Per esempio i Twix, signori, che conoscete tutti benissimo. Abbiamo trovato i Biscuit and Caramel Bars. Adesso Raiden, tu ti coprirai gli occhi e assaggerai entrambi. Devi dire qual è quello vero e qual è quello falso. Ok, mi coprirò gli occhi con una cosa molto seria, diciamo, consona. Che ho trovato, ragazzi, nella prima apriamo insieme e vediamo la confezione com'è di queste caramel bars, che voglio dire biscuit and caramel, è proprio letterale. Ragazzi, ricordiamo che sono piccolissimo. La versione ovviamente morto di fame è la versione ciccio di lusso. Twix ce l'ha più lungo, ma forse ci sono più pezzi nella confezione, perché se noi prendiamo quella del Twix sono solo 4 pezzi che già abbiamo mangiato, ma lascia stare. Qui sono 5 pezzi, vabbè. Esatto. Vabbè. Secondo me sempre nel peso ce la ruba. La prendiamo nel peso. Ok. Sei sicuro che non ci vedi? Sì. Quante sono questi? 12. Beh, perfetto. Ok, vai, apri la bocca, chiudi la bocca, mangia. Che cos'è questo? Molto buono. Molto buono. Il biscotto è di ottima fattura, anche il caramello si vede che è di prima qualità, non il nostro caramello, che so che ci segue. Che è mio fratello. Ma è quello vecchio. Adesso il secondo, apri la bocca, chiudi la bocca. Non si distingue il cioccolato dal caramello e dal biscotto. Cazzo, no? Sai quel cioccolato che mettono tipo nelle pasticcerie? Sai l'uovo di Pasqua? Delle pasticcerie dicono è come il Kinder, col cazzo. Direi allora che il primo è il Twix e il secondo è il falso. Esatto, ti puoi togliere la mano, la benda. Beh, bravissimo, bravissimo. Adesso Raiden. Tu. Adesso io dai, tocca. Ma sempre con Twix o con un altro snack? Facciamo un altro snack. Ok. Qua. Ovvero il Mars. Ragazzi, in particolare io sono una fan del Mars. Vediamo quanto. Vediamo quanto. Perché c'è da paragonarlo allo Smooth Caramel Bars, che è sempre parente del Biscuit and Caramel. Della Choco Fun, ragazzi. Esatto, quindi adesso tu lo apri. La differenza si vede. Cioè, quando pagate, no? Si vede. Vai. Ok. Vai. Sì. Vedo tutto giallo, signori, e soprattutto col trucco. Allora, io sto aprendo la confezione di quello grande in maniera tale perché se no tu riconosci che sto aprendo la confezione grande, semplicemente le sto tirando fuori. Ma non faccio è... faccio vedere un po' la dimensione. Vedete quanto ce l'hanno piccolo quelli della Choco Bars? Confeziono qua dietro prima che tu dal rumore della carta. Ma io non capisco niente. Lo sconfeziono anche qua dietro, così ti sa anche un po' di ano, perché in questo momento ce l'ho il portamonete di fuori. Che schifo! Questo penso che ti piacerà. Aiuto, dov'è? Vai. Ah. Allora, tu esprimi il tuo giudizio, indipendentemente dal confronto che devi fare e dal risultato che devi indovinare. Quante sono queste? Beh, non è male. Non è male. Nel senso che non è male, è molto dolce, sì. caramelloso. Puoi abbassare lo sguardo però, perché un minimo si intravedeva da qua. No, ho gli occhi chiusi. Oh, ah, wow. lo mangerei per intero, ecco. No? Ma guarda, non ci avrei... non avrei avuto dubbi che comunque ti sarebbero piaciuti, Ma... Ok, perché lei è golosissima di dolce, dovete sapere. Sono golosissima di Le tutto. Le donne. Vediamo adesso questo. Vai, chiudi. Non mi sembri convinta, No, all'appa. All'appa, esatto. Quindi tu mi stai dicendo che questo è più all'apposo. La risata isterica perché? All'appa, ma è più buono. All'appa, ma è più buono, attenzione. Allora, lo sai perché? Si sente più la consistenza del cioccolato. È più buono, più cioccolatoso e più caramello. Lo sai la parte quella là del Mars, quella tipo marroncina? Sì, che non ho mai capito che cos'è. Quella si sente di più. Quindi secondo me il secondo è il Mars. L'altro non è male, ma non è il Mars. Mi dispiace, era Midna, ma evidentemente le tue papille gustative sono strane. Perché hai indovinato? Ah, ecco, mi sembrava strano, ragazzi. Io sono una fan del Mars. Non è basta, madonna, che buono. Il Mars non è pubblicità. Non guardarlo con quegli occhi. Ragazzi, provatevi una donna che vi guardi come Midna guarda il Mars. È come io guardo il Magnum Bianco. Esatto. O la pizza. Ragazzi, o però tutto il resto edibile. Però io sono effettivamente golosa. Adesso il terzo.
terzo snack da assaggiare. A me questo non mi piace neanche l'originale. Ve lo assaggio io se vuoi. Cioè, torniamo a parlare di snack della Choco Fan. Il Kulchok Coconut, che si vorrebbe. Kulchok? Kulchok. Ma... che vorrebbe imitare il Bounty, che come vedete ho già mangiato un po'. Il Bounty è minuscolo, questo è ancora più piccolo. Apri, apri, voglio vedere la differenza di. Non devi vedere, aspetta, non devi vedere però differenze aperto. Questo è già sconfezionato. Madonna, che tristezza. Va bene, dai, ragazzi, complimenti alla. Vediamo di dov'è questa Kulchok. Non vogliamo fare dissing. Made alla... in Germany. Vabbè, vabbè. Facciamo dissing. Terzo genere. È tipo la Skogetten. La Skogetten. Ok, allora. Okay. Io mi tappo gli occhi, ragazzi. Il Bounty è buonissimo. Raiden non ne capisce niente. Comunque... A me il cocco mi allappa. Allappa, ragazzi. Il cocco ragazzi... deve allappare. Aspetta. Il cocco non allappa affatto. Non è che allappa, stufa. No, stufa. Scoccia. Stufa, ma il Bounty no. A me la allora... noce di cocco piace. Tre pezzettini, però poi. Dai, sono pronta. Al... Io all'isola dei famosi non ci potrei andare mai. Perché sono sì famoso. Bello. Ma non potrei mangiare cocco tutti i giorni. E beh, potresti mangiare niente, la sabbia e... Vabbè, ma tanto vai, cazzo mangio, no, le femmine mangiano c***o in realtà. Allora, dai, apri. Allora, no, lì, apri. Lì, quindi, li sconfeziono entrambi e li rimescolo. Così neanch'io so qual è. No, non ti confondo. Lo riconosco. Allora, ragazzi, lo riconosciamo perché uno è un po' più grande e soprattutto dietro c'è scritto Bounty anche nel cioccolato. Perché sono veramente degli egocentrici. Ma poi di solito c'è anche differenza... Non parlare con il muco in gola da cioccolato. Sapete quando si fa il muco da cioccolato e parlate così? Allora, ragazzi... Dico, di solito c'è differenza anche di... Di sopra, no? Di sopra c'è un po' di differenza. Diciamo che sembra una... Possiamo dire una cosa? Sembra che ci abbiano un pochettino sborso il caramello su quello di sinistra. E invece su quello destra gliel'abbiano messo proprio... Dai, dai, dammi, dammi. Ok, dammi, vabbè. Assaggiamo questo. È buono, ne sa tanto di cocco. Non lo so, non mi convince, però sa... Deve sapere di cocco. È buono, non è male, buono, buono. Non è che deve sapere di Calippo Fritz, per dire. Però il cocco mi è rimasto tutto nei denti, vabbè, vai. Giusto così. E adesso il secondo, attenzione. Dovremmo però somministrare un sorbetto tra l'uno e l'altro per evitare di mescolare i sapori. Quindi se quella era... questa è... ma mi piace il Bounty. Sentiamo. Non lo so, mi sto confondendo. Ma lo sai che forse è il primo il Bounty? Perché questo è strano. Direi il primo il Bounty. Primo è Bounty? Ebbene, cara Midna, hai vinto. Ah, ecco, infatti. Okay. Ragazzi, perché effettivamente. Ragazzi, ma il secondo? Ma come ci voleva differenziare? Il secondo sa di cioccolato. Praticamente le mie zie dell'Argentina portavano questo cioccolato e si vantavano. È buono, è buono, è buono. Ah, sì. Ma questo è buono nel vostro, non lo so, in Argentina il cioccolato, il famoso cioccolato argentino. Non si può buttare. Abbiamo in realtà l'ultimo che somiglia praticamente allo hacker. Il, cos'è il napoletaner là, come si chiama quello? Sì, però si chiama Schmoll Wafer. Da Gerard. Però ragazzi, non abbiamo trovato gli originali. La controparte originale non si trova più perché probabilmente anche loro hanno pensato bene di non farla più. Però loro ancora si ostinano. E c'è il cocco pure qui. Esatto, quindi stavolta non ci tappiamo gli occhi perché non c'è alcun confronto. Ma li assaggiamo e vediamo però, come sono. Però signori, ci tappiamo le orecchie. Ah ok, sì. Hanno la forma di tappo. È scritto Kmol Tortina, original con la Y. Original no, cioè ovviamente no. Ok. Perché original con la Y? Te lo mangi per favore, vai. Beh dai, meglio di un calcio... Io ho uno dei due testicoli e mi fa meno male quando ricevo un calcio. Ragazzi, ma volete... Cioè si insonza tutta la nostra mente. Comunque ragazzi... No, allora, il cioccolato è buono. Sì. Però all'interno no, il wafer è scarso. No, no, no. Ragazzi, per me tutti bocciati, eh. Per me non vanno bene, non sono paragonabili alle controparti originali, ma soprattutto non impazzisco neanche per le controparti originali, perché ultimamente mi piace più il Lion e lo Snickers. A me piace una cosa americana per le gradasse, belle. Yo motherfucker. Lo Snickers è pesantissimo. Ma va bene ragazzi, noi per questa puntata di Discount Inside siamo tornati col botto. In realtà no, il botto lo faremo in bagno adesso. Ma soprattutto ragazzi è una prova. Nel senso è da tanto che non lo facevamo questa rubrica. Vogliamo riprenderla anche in preparazione all'estate, no? Ci prepariamo tutti, siamo più snelli, più... Noi no. Quindi noi no. E pertanto anche in estate. Comunque è una rubrica molto estiva. Lo faremo anche con i gelati, con snack salati, con quant'altro. Anzi, suggeriteci voi, perché veramente i discount a un certo punto finiscono. Cioè, noi siamo sì. stati all'MD, all'Eurospin e questo qua è l'hard discount. Ma all'hard si trovano anche cose di marca. Quindi esatto, quindi se uno si confonde, rimasti, ma che siamo rimasti spiazzati. Esatto, pertanto, quindi suggeriteci voi dove andare e che cosa prendere. Se non c'è qui a Catania, magari possiamo anche arrivare in zona limitrofe, che ne so,
Trento, però esatto, cercate di suggerire proprio ai confini. E ragazzi, vi mettiamo la scheda del nostro discount inside fatto in Polonia in un discount polacco, personalmente sì, li abbiamo comprati. E quindi ragazzi, lasciateci un like se volete il ritorno di discount inside e noi ci vediamo alla prossima, a 5.000 like prossima puntata. Ciao.